Porca miseria, no. No, per favore, non mi puoi fare questo. No, che cos'è quella cosa? No. No. Piangerò per molti anni. Ragazzi, siamo su Five Nights at Treasure Island Found. Questo è essenzialmente... maledizione, una nuova versione del gioco. Facciamo New Game. What? Vabbè. Intrigante, non so perché. Che cos'è questa cosa? Siamo dentro Negative Mickey. Possiamo spostarci volendo. Mi piacerebbe camminare, ma non è possibile, ovviamente. Assurdo, ragazzi. Insomma, non vedo alcuna differenza per ora. Perché non gli hai detto la verità? Che cavolo c'entra Flowey adesso? Vabbè. Perché non gli hai detto la verità? Comunque, grande inizio, ragazzi. Night one. Vabbè. Facciamo finta che non abbiamo mai visto questo sfondo. Uff. Ah. Ok, partiamo di default nello stesso ufficio. E camera 12. La mappa è stata ingrandita. Molto, molto bene. You cannot detect camera, audio only, va bene. You are here. Fin qua c'ero arrivato pure io. Ok, troviamo Negative Mickey molto rapidamente. Cioè, io non lo vedo. Inoltre non so come proteggermi o e come agire contro di lui. Ah, ma si può spostare la telecamera anche... Che bella sta musichetta, mi piace. Tranquilla, proprio. Oh, wow. Cosa? No! No, non si può andare avanti, solo una beta. No, non è possibile, ragazzi. No, ragazzi, non l'accetto, è solo una beta, non si può andare avanti. Niente, allora, dobbiamo fermarci qui. Vi dico allora che questo era Five Nights at Treasure Island Found. Sfortunatamente non so perché non si può continuare. Dovrebbe essere la versione finale del gioco, ma evidentemente non lo è, da come abbiamo potuto vedere. Quindi niente, il video deve per forza terminare qua. E noi a sto punto ci vedremo sicuramente nel... Forse no, perché ho altri giochi di Five Nights at Treasure Island, quindi magari ci vediamo in un altro di quelli, anche se però sarebbe troppo lungo registrarli tutti, insomma non so. Ci vedremo forse sì, forse no, insomma. Ciao ragazzi. Allora ragazzi, siamo su Five Nights at Treasure Island 2 Remastered. Allora, questo era il secondo pezzo del video che avrete visto prima. E infatti non avete visto l'inizio, ma era piuttosto inquietante, diceva Fnati not found, tipo. E facciamo new game. Per adesso abbiamo Topolino normale, sembrerebbe. È fatto sempre dallo stesso sviluppatore, quindi siamo sicuri che, insomma, sia il continuo di quell'altro. Si è buggato, non ci voglio credere. Ricominciamo da capo. Ok, new game. Oh, bom, stavolta va. Night one, ragazzi. Allora, cerchiamo di restare in finestra. Giocare in finestra è... cos'è questa cosa? What? Ok, se si mette a tutto schermo, crasha. Ok, capito. Eccolo là. Vabbè, new game. Giochiamo in sta maledetta microfinestra. Allora, consentitemi di avvicinarmi un pochetto, sennò mi divento orbo. Cos'è questa cosa? What? Ok, qui abbiamo Topolino. Qua non era ancora foto negativa.
Qual è il palco? Porca miseria. Questo è Oswald? Non sono sicuro se quello sia Oswald oppure no. Vabbè. Allora, molto evidentemente qualcuno verrà fuori dalle ventole, qualcuno verrà fuori da qua, qualcuno... Ok, no, pensavo che si poteva fare il classico Easter egg, ragazzi. What? È cambiato qualcosa, ragazzi. Questo qualcosa, appena troverò che cos'è, non mi piace. Ah no, eccolo là, Oswald. Quel rumore è molto molto simpatico. Qua c'è la testa. Ah, la testa di Paperino si è spostata. Wow. C'è più di una testa di Paperino? Non so che cosa stia succedendo, ragazzi. Meno male. Notte 1 già complessa, ragazzi. Maledizione, topolino inutile che deve bruciare all'inferno. È deceduto, ragazzi. Topolino è ufficialmente deceduto. Ok, stavo scherzando. What? Va bene. È appena la una, maledizione, non è possibile. È tornato. What the shit? Cioè. Secondo me qua. Da qua verrà fuori. Suicide Mouse. Che era presente nell'originale Five Nights at Treasure Island. Cosa? Ah, what? Torna qua subito. Non so come non posso dare fastidio agli altri tutto sto casino che stiamo facendo io e quell'altro inutile topo. Ma vabbè. Allora, se riusciamo a completare la prima notte entro 5 anni, sarò felice. Cosa? Ah, è impazzito! Vabbè, lasciamolo là. Sono le 2! Sono felice di avvisarvi, ragazzi, che sono le 2. Ok, è deceduto. Che cos'era? Torna qui immediatamente. Dov'è che si nasconde? Sì. Mi sembra... Che cavolo è sta roba? Ah, è Topolino. Intrigante. Mi sembra, ragazzi, sinceramente troppo complesso questo gioco. Perché, insomma, le notti, cioè, sono durato fino alle 2:30, tipo, ed era passati 10 minuti più o meno. Non so, insomma, si vedrà nel video, ragazzi. Comunque, veramente le notti troppo, troppo lunghe, soprattutto per la prima notte, che dovrebbe essere quella più semplice, in cui non è quasi possibile morire. Ragazzi, non abbiamo ancora incominciato e già ho la pelle d'oca, veramente. Guarda, non so se riuscite a notare, ma su entrambe le braccia, vabbè. Ragazzi, siamo su Five Nights, Treasure Island 2, The End of Disney. Speriamo che qua almeno le notti siano leggermente più corte. Topolino non ha più le orecchie, evidentemente. New game, no. È sempre dallo stesso creatore, quindi le notti dureranno 800 anni come quelle dell'altro gioco. Allora... Vediamo di riuscire a fare qualcosa di intrigante. Cos'è questa cosa?
Space Shift. Exit, the character prep, and, well, the second one, and the broadcaster had collapsed. If you don't mention it off there soon, they're building itself. Well, you know. Also, if those, things enter your office, you can either shine your light on them or sharp a camera, but be warned that these two will not work on every suit. Va bene ragazzi, allora non era ancora finita. L'incubo di Five Nights at Treasure Island continuerà per sempre. Allora, io termino il video qua ragazzi. Come sempre, questo gioco era abbastanza complesso come sempre per essere la prima notte. Non era ancora terminata infatti la chiamata del phone guy. Non mi ricordo se avevamo l'ora da qualche parte. Non mi pare di averla vista e l'energia veniva consumata troppo rapidamente. Quindi ragazzi, a questo punto penso che lascerò qui per sempre Five Nights at Treasure Island 2 di End of Disney. Vi lascerò comunque tutti i link nella descrizione per qualsiasi evenienza. E noi ci rivedremo sicuramente nel prossimo video.